Ciao a tutti ragazzi, Vittorio qui. Se sei un appassionato di calcio, questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò almeno un nuovo video sul calcio italiano e internazionale. Quindi se il calcio è la tua passione, clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riceverai una notifica ogni volta che caricherò un nuovo video. Oggi voglio parlare di Wallace Fortuna dos Santos, il difensore della Lazio, autore di una grandissima partita contro l'Atalanta, due errori, un autogol. Hanno permesso all'Atalanta di vincere. L'Atalanta non ha rubato niente. Tutto sommato, la vittoria è meritata, ma senza quei tre erroracci di Wallace, magari la Lazio avrebbe potuto portare a casa i 3 punti. Ma torniamo su Wallace. Direi che oggi nessuno ha dubbi nel definire Wallace un difensore scarso. Eppure, andiamo a vedere, Wallace è uno dei pochi acquisti della Lazio che arriva da una squadra forte, perché Wallace stava al Monaco l'anno prima di andare alla Lazio. E se conoscete bene la Ligue 1, beh, il Monaco è una squadra di alto livello. Non solo, ma l'anno in cui c'è stato Wallace a giocare in Francia, il Monaco non solo era qualificato per la Champions League, ma lottava anche per il titolo. Per cui, com'è che Wallace viene da una squadra che gioca in Champions League? Wallace ha giocato sia la fase preliminare che i gironi di Champions nel Monaco. Com'è? Wallace era forte al Monaco e scarso alla Lazio? Si è impippito tutto a Roma? No, Wallace è sempre stato Wallace. Il problema è che l'agente di Wallace è Mendes. Sì, Mendes, quello di Cristiano Ronaldo, che se andate un po' a cercare in giro è considerato uno degli agenti più potenti del calcio mondiale, insieme a Raiola. E questo nel 2000, nel calcio moderno, fa una grandissima differenza. Se tu un agente forte, potente come quello di Mendes, beh, riesce a giocare a calcio a livelli altissimi, a livelli superiori al tuo. Insomma, Wallace sarebbe un giocatore da squadra salvezza, probabilmente. Insomma, e invece gioca con la Lazio, ha giocato in Champions League col Monaco, una squadra che lottava per il titolo in Francia. Com'è? Ecco, il motivo è questo: avere un agente potente come Mendes ti consente di ritrovarti in squadre di alto livello. Wallace è andato in prestito al Monaco, lui era del Braga, una squadra con cui Mendes ha dei rapporti particolari, riesce ad accasare molti giocatori suoi là e poi farli girare intorno all'Europa, come sta succedendo a Wallace. Wallace, un giocatore mediocre che però riesce a giocare in Champions League, riesce a giocare in una squadra che lotta per il titolo in Francia, in Serie A si ritrova una squadra che lotta per la Champions, che arriva in finale di Coppa Italia, che arriva ai quarti di finale di Europa League, senza essere un giocatore da quei livelli. E con un buono stipendio in più. Ecco, il potere di Mendes è questo. Non solo, ma Mendes sarà incaricato a piazzare Wallace quest'estate perché probabilmente la sua avventura a Roma è finita. Per cui sarà lui a dettare le condizioni della cessione di Wallace e trovare una squadra all'altezza per piazzare Wallace. E state sicuri che Wallace cadrà ancora una volta in piedi? Sicuramente non in Italia, ma magari in Spagna troverà un'altra squadra da livello Champions, o magari in Germania, o magari in Russia, o magari anche in Inghilterra, non lo sappiamo. Però questo è il grande potere dei agenti di calcio adesso. Se tu hai un agente di calcio di livello importante come Mendes, beh, riesci a giocare a calcio ad alti livelli. Al contrario, vediamo un giocatore come Acerbi che approda alla Lazio a 31 anni. Perché? Perché Acerbi invece non ha un procuratore così importante. Oppure l'esempio di Keita. Keita alla Lazio sembrava un fenomeno, poi arriva il suo nuovo procuratore Calenda, rottura con la Lazio, Keita va al Monaco dove fa malissimo, anche là si dice che sia stato Mendes a piazzare il giocatore e Calenda costretto ad accettare. E Keita costretta ad accettare la destinazione, al Monaco fa malissimo e adesso si ritrova nell'Inter a fare riserva, dove non verrà riscattato, tra parentesi, per cui un'altra delusione per Keita, che solo 4 anni fa sembrava uno dei più grandi talenti della Serie A. Vedete la differenza che può fare un procuratore buono, un procuratore forte, un procuratore potente? Ecco, questo è il calcio moderno. Questo è il motivo per cui Wallace, nonostante sia scarso, si ritrova a giocare per squadre fortissime. Voi che ne dite? Scrivetelo nei commenti qua sotto e se non siete iscritti al canale, beh, fatelo subito. Ciao, alla prossima!